Gli stessi amministratori pubblici locali sono rimasti piacevolmente sorpresi dall'alta partecipazione alla manifestazione. Al contempo si dicono colpiti dalla profonda e diffusa tristezza. C'è grande tristezza e in tanti occhi ho visto anche tante lacrime. Davanti al nosocomio erano davvero in tanti a voler rendere omaggio o tributare l'estremo saluto al reparto di neonatologia dell'ospedale di San Candido che, come deciso peraltro a sorpresa una ventina di giorni fa, da oggi ha chiuso i battenti. Troppo limitato il numero annuo di parti per assicurare un servizio di alto livello anche e soprattutto da un punto di vista della sicurezza dei pazienti. Di qui la necessità, secondo Palazzo Widmann, di accentrare tutto all'ospedale di Brunico. Decisione difficile da assumere che è tuttora in via di metabolizzazione da parte di chi abita a San Candido e dintorni. È tutto troppo lontano e quando è alta stagione, per esempio, per Brunico è lontano. Tutto il mondo del paese, comunque anche qui, hanno fatto delle cose oscene. Con l'ospedale, con tutti i lavori che hanno fatto, con fior di medici che ci sono in giro, pensano a distruggere queste cose qui che abbiamo noi. Calcoli, San Candido, a Cortino uno schioppo e lo smistamento, Dobbiaco e l'Austria. Dico, ma come si fa ad arrivare a una cosa simile? C'erano i sindaci della zona, molti assessori comunali ieri davanti all'ospedale di San Candido. Una sorta di De Profundis a conclusione di una vicenda che non potrà non avere conseguenze in sede elettorale. Adesso si guarda con preoccupazione al futuro dell'intero ospedale. Noi siamo molto preoccupati, non sarà facile perché con la chiusura del reparto logicamente sono state aperte delle porte che danno tantissime possibilità di modificare la struttura dell'ospedale all'interno. È chiaro che noi non rinunciamo a combattere anche per il futuro del nostro ospedale perché siamo convinti che è fondamentale mantenere la struttura così come è. Ora aspetta la politica locale difendere gli interessi della gente del posto e in questo caso specifico significherà individuare un ruolo serio e duraturo per l'ospedale di San Candido. Siamo certi che anche per il futuro avremo le varie discipline e da aprile in poi verranno adesso definite nel dettaglio e noi staremo un po' attenti e guarderemo per bene cosa succede anche nei prossimi mesi.